l'ho bloccato come un bravo stopper, mister Farrocco. Ecco, stopper che forse serviva a tenere le maglie più strette per bloccare soprattutto quella percussione di Belloni che ha determinato inizialmente il risultato. Poi però al minuto 8 della ripresa, mister, avete sprecato due occasioni clamorose. Sì, sì, ma come diceva i suoi colleghi, le partite nel calcio le decidono gli episodi. Primo gol, sì, non stopper, ma lì c'è stata una grande palla, un filtrante, Belloni ha fatto un grande movimento e poi quindi ci sta, non è che soltanto il gesto finale, è tutto il contesto che è stato da grande squadra e due giocate hanno risolto la partita. A parte i primi 20 minuti di assestamento abbiamo preso le misure, penso di aver fatto, penso che la mia squadra abbia fatto una partita alla pari con l'Aquila a casa sua e quindi oggi ci portiamo sicuramente la prestazione. Certo, c'è rammarico per non aver accolto nemmeno un punto. Senza sminuire il suo gruppo, mister, forse la tecnica degli individui, dei giocatori ha fatto la differenza appunto guardando agli episodi? Oggi sì, però ce l'abbiamo anche noi, gente di qualità. Certo. Abbiamo dimostrato in queste giornate di avere gente di qualità. Poi è chiaro che ogni partita fa storia a sé. E l'Aquila certamente c'ha più qualità di noi, però noi abbiamo sopperito oggi con una grande determinazione, grande applicazione, grande attitudine e penso che alla fine avremo meritato un pareggio. Mister, prima di lasciarla, l'ultima, guarda la classifica, cosa pensa? Che bisogna fare più punti possibili perché la Serie D, come voi sapete meglio di me, è un campionato col mercato sempre aperto, le squadre si rinforzano e quindi noi però dobbiamo continuare a lavorare così perché la strada è quella giusta. E dobbiamo mettere sempre questa determinazione e penso che se metteremo questa determinazione riusciremo a conservare la categoria.